Martina Guigi, per la prima volta nella tua carriera cambi squadra a stagione in corso. Cosa ti ha portato da Chieri a Piacenza? Ma sì, è la prima volta che mi succede appunto di cambiare in corsa, è una cosa abbastanza strana, da una parte positiva e una parte negativa, perché comunque è dispiaciuto tantissimo lasciare un gruppo, soprattutto le ragazze che avevo trovato, con cui avevo fatto amicizia a Chieri, la città, insomma, da quel punto di vista lì mi ero trovata molto bene, però avevo perso un po' di stimoli, non riuscivo a esprimermi al mio meglio in palestra, e quindi quello è il nostro lavoro, il nostro obiettivo primario, e ho fatto la scelta di venire qua a Piacenza per riuscire a concludere l'anno giocando come so io, ecco, quindi speriamo vada bene. A Piacenza hai lasciato anche il numero 7, che era il tuo numero preferito, diciamo che sul tuo account di Twitter c'è questo numero. C'è stata una trattativa con la Miners per riavere il tuo numero oppure insomma l'hai dato per perso? No, assolutamente no, non sono così scaramantica, anche se il 7 ormai è il mio numero da un po' di anni, soprattutto con la nazionale, era normale che insomma venendo qua c'erano già dei numeri occupati, quindi ho preso quello che era libero, non sono stata neanche a chiedere niente, non mi sembrava il caso, ecco. Cosa pensi di poter dare in più a Piacenza, tenendo conto del fatto che sei arrivata a metà stagione, quindi in una struttura collaudata? Beh, sicuramente io cercherò di fare il mio meglio, di integrarmi il più possibile nel gruppo, anche se il tempo è poco e già ci sono tantissimi impegni. Quello che posso portare è la mia esperienza, il mio gioco, la mia velocità, insomma tutto quello che concerne le mie caratteristiche e spero che insomma, sia un aiuto per la squadra e che anche grazie al mio lavoro si possa fare un passettino in più. Piacenza punta in alto in tutte le manifestazioni a cui partecipa. Secondo te in campionato quali sono gli avversari più temibili? Adesso ormai insomma c'è un quadro definito dopo più di metà stagione. Beh, sicuramente è una situazione abbastanza strana perché si sono visti anche dei risultati, anche delle squadre, insomma, ai vertici che comunque hanno fatto fatica contro altre formazioni, quindi sarà secondo me un po' un'incognita fino alla fine. Sicuramente le squadre, insomma, da battere sono sempre un po' le stesse, quindi Busto, Bergamo, e poi dopo, secondo me, anche Modena, lo era, insomma. No, vabbè, ci sono. È difficile con tutte le squadre perché sicuramente c'è molto equilibrio e quindi ogni partita va giocata con la concentrazione perché, come abbiamo visto anche noi qua contro Pesaro, abbiamo avuto parecchie difficoltà. Ecco, hai parlato di Pesaro. Tu a Piacenza sei arrivata da poco. Pensi che ci possa essere qualche analogia fra questa Piacenza e la tua Pesaro, capace di vincere scudetti a ripetizione? Ma ogni gruppo, è chiaro che Pesaro era una situazione storica un po' diversa perché era un gruppo formato dalle stesse giocatrici per diversi anni, con una continuità anche di un tipo di allenatore, comunque una cultura, no, che era stata lì da tanti anni e aveva fondato le basi. Sicuramente il punto di partenza c'è perché la squadra è una squadra che ha grande potenziale, lavora bene. Anche il lavoro tecnico e tattico è molto mirato, quindi la possibilità di far bene c'è. Sicuramente potrebbe essere appunto un passettino per poi mettere le basi di una gradinata, ecco. Quello attuale è un campionato un po' particolare, si stanno vivendo delle situazioni spiacevoli, soprattutto per le giocatrici, parliamo ovviamente dei casi di Modena e di Crema. Il tuo giudizio da esterna? Dispiace tantissimo per tutto il movimento, per le ragazze che anche conosco benissimo in prima persona che sono coinvolte, per tutta la situazione che sta soffrendo il nostro campionato italiano. Sicuramente penso che è una vergogna che certe cose non siano venute fuori prima, perché questo per noi è un lavoro, anche se non siamo professioniste. È solo una questione, un cavillo burocratico, perché questo per noi è un lavoro e non si può pensare che delle persone che sono comunque davanti alla società o comunque che sono nei vertici dell'organizzazione di queste cose non si rendano conto che per noi non è venire a giocare la domenica così per hobby, è un lavoro e in questo ci mettiamo serietà, passione, tutto il nostro impegno, rinunciamo a tante cose e sarebbe giusto organizzare le cose già dall'inizio in maniera che non si ritrovino poi appunto con l'acqua alla gola come è successo a questa società.
Chiudiamo parlando della nazionale, parte un nuovo ciclo. Se dovesse arrivare a Martina Guigi la telefonata di Mencarelli? Ma sicuramente io sono molto aperta nel ricevere chiamate, nel confrontarsi, nel parlare come sempre. Sarei molto contenta di far parte ancora della nazionale come è stato in tutti questi anni. Non so ancora i progetti quali siano, su quale gruppo si sarà fatta la futura nazionale, però ecco, se dovesse arrivare la chiamata, massima disponibilità.